Perucchini, una prima mezz'ora del Varese discreta, disciplinata tatticamente, in cui pur senza pungere eravate riusciti ad imbrigliare il Bari. Poi purtroppo quella punizione, quel tappino, al di là del fatto che il pallone fosse dentro o fuori dalla sua punizione, ha un po' spaccato in due la partita, dato coraggio e forse leggerezza al Bari e appesantito la vostra testa. Un peccato, perché come dici tu eravamo partiti bene. Il Bari nella prima mezz'ora non era stato quasi mai pericoloso, e dopo, mentre dopo il gol loro hanno preso fiducia e noi abbiamo fatto un po' fatica. In queste situazioni l'aritmetica tiene ancora in vita il Varese, questo comunque mancano ancora 11 partite, però penso che in queste situazioni sia fondamentale trovare la forza morale, no? per ripartire, perché onestamente demoralizzarsi diventerebbe facile adesso, no? Sicuramente noi siamo i primi ad essere super dispiaciuti, amareggiati per tutta questa situazione, sicuramente, però questo gruppo non mollerà mai, cercheremo sempre con il lavoro di uscire fuori da queste difficoltà e cercare di fare punti. Purtroppo in questo periodo stiamo facendo fatica e sicuramente anche gli episodi non ci stanno aiutando, però noi non ci demoralizzeremo mai e cercheremo sempre di lavorare ancora di più e di dare sempre di più. Ecco, ci racconti un po' questa punizione un po' che ha sbloccato il risultato, calciato molto bene Galano lì, no? Poi sulla ribattuta abbiamo visto che è stata un po' di confusione, forse De Vito è scivolato, però è stata proprio una prodezza dell'attaccante, insomma. No, sicuramente ha calciato un'ottima punizione, non so se ci fosse il fallo, non sono tanto sicuro. E poi è un peccato, perché comunque la punizione è nata da un errore nostro, che forse potevamo gestire meglio qualche situazione, però purtroppo lo sappiamo che il calcio è così, non puoi sbagliare una minima cosa che purtroppo a questi livelli la paghi. E poi...